C'è una celebre frase di Henry Ford, usatissima in tutti i corsi motivazionali e continuamente riproposta dai vari autori di self-help, che dice più o meno che tu creda di poter fare qualcosa o che tu non lo creda, avrai comunque ragione. Ma siamo sicuri che sia proprio così? Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o come spesso mi si definisce qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome non è possibile ottenere il massimo dei risultati se non crediamo di essere in grado di riuscirci, di questo parliamo stasera. La frase di Henry Ford si inserisce nel filone del believe and achieve, ovvero credi e riuscirai. E non c'è dubbio che senza una mentalità positiva, senza la fiducia di ottenere un certo risultato, questo sia praticamente irraggiungibile. E infatti uno dei problemi con cui mi confronto più spesso quando con i miei clienti è la cosiddetta mancanza di autostima o mancanza di fiducia in se stessi, che sembra che si sia creata una pandemia in questo senso. Il problema è un pochino più complesso, tuttavia, e non può essere risolto con qualche frase motivazionale o dell'ottimismo a buon mercato, perché appunto il discorso è molto più complesso. Intanto perché appunto si confondono due termini, si usano quasi come sinonimi due termini, fiducia in se stessi e autostima, che di fatto sono profondamente diversi. Vediamo di riuscire quindi a capirci un momentino e vediamo cosa si può fare per risolvere questo problema, che in qualche maniera ci riguarda tutti. Io ho fiducia in me stesso che posso uscire di qui e prendere la macchina e andare a fare un giro. Non mi crea alcun problema, l'ho fatto un miliardo di volte. Allo stesso modo, non sono in grado di uscire e prendere un elicottero e pilotarlo verso un altro posto, un posto del paese. Qualche giorno fa mi è capitato di tenere qui a Bucarest un concerto d'organo, credo accettabile per un dilettante, e ho fiducia in me stesso che posso farlo altre volte, sono in grado di fare un concerto d'organo. Sono altrettanto sicuro di non essere in grado di tenere un concerto per violino o un concerto per tromba. Quindi qui si tratta di fiducia nelle proprie capacità. Io ho fiducia, credo, una credenza al mio proposito di essere in grado, di non essere in grado di compiere determinate azioni, di ottenere certi risultati. Da dove lo so? Di solito sulla base dell'esperienza, ma ne parliamo. Ma questo, ricollegandoci al discorso di prima, non ha niente a che vedere con l'autostima. Cioè, il fatto di non essere in grado di tenere un concerto per tromba, francamente, non mi crea particolari problemi. Così il fatto di non saper pilotare un elicottero non mi dà particolarmente fastidio. Anche perché, e qui c'è un altro tipo di fiducia in se stessi, ho la quasi certezza che se dovesse capitare, dovesse essere necessario, posto di metterci l'impegno necessario, sarei pressoché sicuramente in grado di prendere un brevetto di pilotaggio per elicotteri. Sul discorso della fiducia in sé, nelle proprie competenze, si crea appunto un problema particolare, perché abbiamo cose che pensiamo di poter fare e siamo effettivamente in grado di farle. Punto primo. Poi ci sono delle cose che siamo certi di non essere in grado di fare e effettivamente non siamo in grado. Suonare, fare un concerto per tromba. Qui le cose sono chiare. Ma attenzione, c'è una zona grigia che riguarda due aspetti. Una riguarda le cose che pensiamo di non poter fare, mentre invece probabilmente saremo in grado. E qui entra tutto il discorso motivazionale di superare i propri limiti.
che è una frase senza senso, è impossibile superare i propri limiti, se no non sarebbero limiti, ma si possono superare i falsi limiti. Io credo di non poter fare una certa cosa, poi effettivamente ci provo, oppure uso un'altra strategia e guarda un po', invece ci riesco. Credo che sia capitato a tutti di rimanere sorpresi, di provare a fare qualcosa in cui non credevamo assolutamente, che invece, to guarda, ci siamo riusciti. E poi invece c'è l'altro aspetto, delle cose che crediamo di essere in grado di fare, mentre invece non siamo in grado. E qui c'è tutto un discorso di autoinganno, autoillusione, ed è una posizione estremamente pericolosa. Tornando al discorso di prima, se io mi convinco di essere in grado di pilotare un elicottero, mentre invece non l'ho mai fatto, la situazione è molto pericolosa. Se io mi convinco di essere un campione di pugilato e vado a sfidare Mike Tyson, sicuramente riceverò una smentita molto, molto rapida circa le mie capacità. Ecco, quindi questo discorso cancella completamente ciò che si crede abitualmente a proposito della fiducia in se stessi, che basti mettersi in un angolo o fare un esercizio di autoipnosi per convincerci di essere in grado di fare qualcosa, che è un'attitudine ovviamente pericolosissima e, per carità, assolutamente sbagliata, perché, come dico spesso, di incompetenti, arroganti che pensano di sapere tutto è pieno il mondo, quindi non è proprio il caso di aggiungerne altri. Insomma, basta dare un'occhiata alle scelte politiche per capire che la competenza di questi personaggi è dubbia, cerchiamo di essere molto, molto buoni. Quindi, come si crea questo tipo di fiducia in se stessi? Molto semplicemente con l'esperienza. Si ha fiducia di fare qualcosa di solito quando la si è già fatta, e quindi sulla base della storia personale e dell'esperienza. Come ho detto, io non sono in grado di pilotare un elicottero, ma sono certo che studiando la teoria, lavorando al simulatore, prendendo delle lezioni con un buon istruttore, in un tempo ragionevole sarò in grado di pilotare un elicottero. Non mi verrebbe mai in mente di provarci senza aver seguito questo percorso, ovviamente. Sul discorso invece dei falsi limiti, e qui ovviamente c'è da lavorare, c'è sempre da chiederci quando e come ci siamo fissati questi limiti, perché a volte sono veri, quindi però a volte ci fissiamo dei limiti basati su una singola esperienza negativa, o perché qualcuno ci ha convinto, magari a scuola, magari all'elementare, che non siamo bravi in matematica, che siamo negati per il disegno, abbiamo tutto quel tipo di possiamo aver avuto quel tipo di esperienza. Ecco, qui occorre mettersi in gioco. A livello sociale, dove si trova più spesso questo problema di fiducia in sé, di nuovo si va a dover scavare nelle esperienze infantili. Di solito, se hai paura del rifiuto, hai paura di approcciarti a una persona dell'altro sesso, sei inibito quando devi fare una telefonata di vendita, eccetera, è chiaro che ci sono delle paure nascoste che vanno risolte. Qui sì che l'autoipnosi può dare un certo aiuto, che il ripetersi le frasette motivazionali, perché qual è il punto? Ed è per questo che molto spesso è meglio essere ottimisti e sopravvalutarsi che pessimisti, perché di solito le nostre capacità sono molto maggiori di quelle che crediamo, per cui quando siamo veramente con l'acqua alla gola scopriamo di essere in grado di essere molto più resistenti e molto più capaci di quanto non si creda. Ecco, non la farei troppo lunga, perché questo discorso è abbastanza ovvio, anche se spesso, come dicevo, è frainteso. La fiducia nelle proprie capacità si esercita facendo e sommando una certa quantità di risultati positivi si arriva alla convinzione di essere in grado di portare a termine un certo compito. Tutto lì, che si tratti di pilotare un jet, di guidare una macchina o di fare un nuovo tegamino, alla fin fine si tratta solo
di acquisire esperienza. Quindi nessun tipo di autosuggestione, nessun tipo di credenza strana, nessun tipo di frase motivazionale. Studiare e lavorare. Punto. Quando invece parliamo di autostima, questo è qualcosa di profondamente diverso, perché nel momento in cui io leggo la stima di me, cosa vuol dire autostima? Il modo in cui mi valuto, il valore che attribuisco a me stesso. È chiaro che, proseguendo con la metafora di prima, io attribuisco un particolare valore, chissà perché, al fatto di pilotare un elicottero, e per varie ragioni non sono mai riuscito a iscrivermi a un corso, continuo a sentirmi non inferiore, mancanza di fiducia, non mi accetto come sono, perché vorrei tanto, che ne so, pilotare questo elicottero, non è il migliore degli esempi. Il punto è che per quel che riguarda l'autostima ci sono delle condizioni imprescindibili. La prima cosa è assolutamente l'accettazione di sé, che non ha niente a che vedere con la rassegnazione. L'accettazione di sé, che è poi l'accettazione della realtà, è semplicemente che le cose sono come sono. Io sono ciò che sono. Se no, tra l'altro, una frase della Bibbia, nell'Esodo, capitolo 3, versetto 15, che Dio si presenta dicendo: io sono colui che è, io sono ciò che sono. Ecco, quindi nel momento in cui accetto la mia realtà, io sono ciò che sono, sono basso, brutto, grasso, vecchio, qualunque cosa mi capiti di essere, sono quella. Il che non significa che non posso migliorare, ma sempre all'interno del mio potenziale. Attenzione, quando si parla di accettazione di sé, che questo è un discorso che faccio sempre ai seminari, non significa accettare solo le parti negative, ma anche accettare tutte le componenti positive. Quindi ci sono sicuramente delle parti sgradevoli di noi stessi che non vogliamo prendere in considerazione, ma attenzione, dobbiamo prendere anche in considerazione quelle positive, il potenziale che possiamo esprimere. L'altro punto è riuscire ad avere un obiettivo che sia più grande di noi stessi. Questa è una cosa che veramente fa alzare il nostro livello d'autostima, perché nel momento in cui ci sentiamo legati a qualcosa di più grande di noi, che si tratti di una religione, che si tratti di un'idea politica, che si tratti di essere attivisti in qualche senso, o nel creare un capolavoro che sfidi i secoli, di qualunque cosa si tratta, la cosa che il fatto di sentirsi parte di qualcosa di più grande è sicuramente fondamentale. E poi c'è il punto vero, che è quello a cui si gira costantemente intorno, a proposito di autostima e fiducia in se stessi. Quando è che hai fiducia in un amico, in una persona che conosci? Quando questo ti promette qualcosa e la mantiene. Quando è che perdi fiducia in questa persona? Quando ti promette qualcosa e poi se ne dimentica, oppure non è all'altezza, oppure non lo fa. Cioè, conosciamo tantissime persone a cui non diamo la minima credibilità, non diamo la minima fiducia. Fiducia vuol dire fede, cioè credenza che farà una certa cosa. Perché lo sappiamo come lo definiamo, è un quacquaracà che parla, ma non combina niente e comunque promette e non mantiene. Questa è una persona di cui non fidarsi. Ecco, quando questa persona siamo noi, con gli impegni che prendiamo con noi stessi, chiaramente la nostra autostima, la nostra fiducia in se stessi, qui sì che sono sinonimi, vanno sotto zero. Perché nel momento in cui io dico domani faccio, domani telefono, domani mi iscrivo, domani preparo, e poi non metto in atto quanto proposto, la mia credibilità nei miei confronti va sotto zero. C'è una parte di me che dice sì, certo, come noi, parlo, tanto so che non lo farai mai. Ecco, la percezione di mancanza di fiducia in se stessi ha qui la sua chiave. Quindi attenzione quando prendete impegni, oltre che con gli altri, con voi stessi, perché mentre con gli altri siamo anche forzati, perché a volte poi non ci piace apparire poco seri,
sappiamo che appunto la mancanza di credibilità può essere un problema, quindi siamo anche forzati, abbiamo paura delle conseguenze. Invece con noi stessi non ci controlla nessuno, e questo può essere estremamente pericoloso. Per cui, se volete veramente alzare il livello della fiducia in voi stessi, sicuramente ampliamo le nostre competenze, sicuramente accettiamoci come siamo, sicuramente definiamo degli obiettivi grandiosi. Ma se non siamo capaci di prendere impegni con noi stessi e rispettarli, la nostra fiducia sarà sempre a zero e nessun aiuto da parte di un coach potrà servire a qualcosa. Quindi tenete conto di quello che ho detto, aumentiamo le competenze, ma soprattutto prendete impegni con voi stessi e rispettateli. Questo è l'unico vero segreto della fiducia in se stessi e dell'autostima. Buon proseguimento di serata.